Buon pomeriggio, sono molto felice oggi pomeriggio, stasera, di essere qui con voi e di presentare Chiara Bongiovanni, che vedete accanto a me, e il suo primo romanzo, Maschi e Murmaschi, pubblicato da Feltrinelli. È un romanzo che ha in questo momento molti motivi di importanza. Il primo perché è un romanzo che fa molto ridere e ce n'è molto bisogno. È un romanzo ironico, divertente, un romanzo rosa 2.0, è qualcosa insomma che ha molta necessità, ha molto bisogno di circolare, perché noi abbiamo bisogno di romanzi così intelligenti, divertenti e in qualche modo, come dire, ironici sul nostro presente. E c'è un interesse ulteriore perché Maschi e Murmaschi, di cui fra poco racconteremo, è un romanzo che ha in qualche modo anche dei temi di grande attualità, l'ambientalismo, l'animalismo, quindi argomenti che in questo momento sono di straordinaria priorità durante la pandemia, ma dovrebbero esserlo da tempo. Come dire, nell'attenzione di tutti quanti. Chiara Bongiovanni, che adesso salutiamo, a cui diamo immediatamente parola per un primo ciao ai nostri spettatori, è innanzitutto una carissima amica, quindi oggi sono molto felice di essere in sua compagnia. È un rincontro a distanza Napoli-Torino, però è un rincontro di cui sono molto contenta. È un'insegnante da molti anni, ma è soprattutto anche una traduttrice dal francese. Un dottore in ricerca letteratura francese, ha quindi una lunga storia di relazioni con la letteratura del luogo in cui questo romanzo è ambientato, perché Maschi e Murmaschi è ambientato in Francia, fra Parigi, Clermont-Ferrand, insomma, tutta una serie di luoghi che sono, come dire, ambienti conosciuti e praticati in qualche modo da chi scrive e si sente in maniera molto percepibile. Ma è anche una delle colonne dell'Indice dei Libri del Mese, del Premio Calvino. Le sue bellissime rubriche, le pagine dedicate anche al fumetto d'autore, sono un accompagnamento per i lettori dell'Indice da molti anni. Quindi un saluto e un abbraccio a Chiara. Buon pomeriggio. Grazie Antonella, è una presentazione bellissima, sono felicissima anch'io che abbiamo l'occasione di vederci perché improvvisamente da un anno a questa parte Torino-Napoli è diventata una distanza immensa. Quello che di solito si era impiegato tanto tempo per farla diventare con treni sempre più veloci, davvero l'impressione di dire vado a prendere un caffè a Napoli e torno domani mattina e improvvisamente si è tutto dilatato immensamente, forse avevamo ristretto troppo. Ogni tanto viene un pochino questo dubbio. Sono contenta quindi di essere qui con te, di parlare di Maschi e Murmaschi. Tu hai parlato giustamente di una Parigi conosciuta, Francia più in generale, e almeno per la prima metà Parigi. E mi hanno chiesto una cosa in questi giorni, una signora mi ha chiesto: ma qual è stato lo spunto che l'ha fatta iniziare a fare questo romanzo? E sono quelle cose che uno nella realtà dei fatti non pensa mai, nel senso che non c'è un giorno in cui tu dici oggi mi è caduto come a Pippo quando cammina per la strada, il mattone in testa, sono tornata a casa e mi sono messa a scrivere. Sono mille piccole cose che si sommano e a un certo punto ti accorgi che è da qualche giorno che stai facendo questa cosa un po' tutti i giorni. E comincio a dire, oddio, mi sarò mica messa a scrivere un qualcosa, facciamo finta di niente. Però a questa signora a cui non potevo dare una spiegazione così vaga e così poco solida, ho detto un po' di nostalgia di Parigi. E questo sicuramente c'era, ho abitato per qualche tempo a Parigi, è stato un momento sicuramente significativo della mia vita. E non me ne sono accorta prima, ma man mano che avevo voglia di mettere dettagli su Parigi, di scegliere il Canal Saint-Martin, che è una zona che conosco molto bene, di fare questa Parigi senza Tour Eiffel, senza Champs-Élysées, dove invece casomai si va verso la Courneuve, verso la periferia estrema, mi sono resa conto che c'era un po' di nostalgia, sicuramente era una delle cose che c'erano alla base, una nostalgia che però, tu hai detto ridere, che però sicuramente cerca di trasformarsi. Non posso dire che Maschi e Murmaschi sia un romanzo malinconico. Non lo è, non vuole esserlo, vuole essere un romanzo leggero che prende in giro il mondo e prende in giro se stesso,
prende in giro i romanzi rosa, i personaggi dei romanzi rosa. Io mi sono divertita a scriverlo e forse la cosa più ambiziosa di tutte era che si divertissero a leggerlo, ecco, come io mi ero divertita a scriverlo. Questa era, credo, l'ambizione forse maggiore. Ed è un'ambizione, tra l'altro, che tu hai perfettamente, come dire, è riuscita, è andata. Io mi sono divertita moltissimo, l'ho anche scritto, ho pensato leggendoti a Fruttero e Lucentini, ho pensato, come dire, ai grandi maestri dell'ironia italiana che ormai da molti anni mancano sui banchi dei librai e all'attenzione dei lettori, come se saper far ridere con intelligenza, con cultura, con letteratura, adesso poi lo racconteremo, come fai tu dentro questo romanzo, fosse diventato un disvalore. E quindi si dovesse per forza fare un intrattenimento popolare non colto, mentre Maschi e Murmaschi è un intrattenimento di assoluto godimento, e di questo assicuriamo i lettori, ma coltissimo, pieno di riferimenti letterari, dove la citazione è un vero e proprio fuoco d'artificio, perché diciamo qualcosa un po' per entrare, diciamo, nell'atmosfera proprio della storia. In Maschi e Murmaschi siamo dentro una libreria, tanto per cominciare. Claudine Lechat è una libreria molto particolare, che ha una sezione animalista copiosa, ben allestita, ha una protagonista molto simpatica che si chiama Babette, che quindi ha già un nome letterario, siamo già, come dire, in una citazione blixeniana che echeggia nelle nostre orecchie, ed è, come dire, molto simile a Audrey Hepburn e contemporaneamente, come dire, fragile e forte, ha un porcospino nella sua scrivania, è appunto un'animalista convinta, è vegetariana, insomma ha un mondo, come dire, di fiducia, di credo, di impegno, però la libreria non è sua, è di un personaggio straordinariamente interessante, Madame, che non sappiamo esattamente quanti anni abbia, ma ha incontrato tutto il Novecento, tutta la letteratura. Ha conosciuto ogni scrittore, ogni artista, ogni attore, ogni poeta, parla di tutti come appunto come di suoi intimi, di qualunque epoca essi siano, ed è molto autorevole, invece una, come dire, veramente dura, che dice, ha come slogan appunto che leggere i libri non servono a niente. Ci sono poi molti altri personaggi che accompagnano Babette nella sua avventura, c'è Mathias, che è un commesso gay molto cinico e molto simpatico, come dire, che ha un linguaggio frecciato e divertente, sempre brillante, e poi c'è, come dire, l'altro grande protagonista del romanzo, l'orco. L'orco che invece, a spese di Babette che se ne innamora improvvisamente, si scopre essere un biologo, epidemiologo, guarda un po', e per di più, come dire, favorevole alla sperimentazione animale. Insomma, se è un romanzo rosa letterario questo, è evidente che siamo finiti dentro un Orgoglio e Pregiudizio dove il detestabile Darcy è diventato il tuo orco. Bellissimo, sexy, silenzioso, ostile, quasi antipatico, però molto attraente, e però con un mondo, diciamo, ideologico completamente opposto a quello di Babette. E così inizia Maschi e Murmaschi, con questa avventura conflittuale e dove la domanda che ci porta avanti, appunto, come in Orgoglio e Pregiudizio, ma si possono mai mettere insieme questi due? Ci riusciranno? E l'avventura in qualche modo procede. C'è anche naturalmente un vecchio innamorato di Babette, strada facendo il lettore scoprirà che verrà abbandonato, Alex, che invece è un animalista d'assalto, un po' rigido, un po', come dire, esageratamente, come dire, preso da se stesso, e gotico, e di conseguenza, come dire, una costellazione di personaggi. Ecco, questo romanzo riesce a veramente riprendere il formato, come dire, un genere letterario, quello appunto della letteratura rosa, ma in realtà lo espone a numerosi altri generi, dal romanzo, come dire, d'avventura, di peripezia, tout court, quello aristotelico, dove noi siamo dietro a una serie di eventi veramente proprio trascinati. Il lettore scoprirà che non può fermarsi perché deve sapere che cosa sta succedendo, i capovolgimenti sono all'ordine del giorno, e questa è veramente una grande goduria per chi legge, contemporaneamente appunto un romanzo del presente, un romanzo del sociale. Tu, tra l'altro, scegliendo il titolo e quindi anche l'argomento, metti subito alla prova i lettori, perché i Murmaschi chi sono, tanto per cominciare? Anche io, quando ne abbiamo parlato la prima volta, Murmaschi, poi invece ho scoperto che li conoscevo perché sono i tanuki, tra l'altro, di una grande tradizione letteraria e religiosa shintoista giapponese, i tanuki, perché appunto sono animali che in Giappone sono considerati sacri, ma che
appunto vengono sfruttati in malo modo. Ci racconti un po' come è stato l'incontro con i Murmaschi, che è dietro il racconto del romanzo? Sì, allora è stato un buffissimo incontro, perché è successo questo. Io avevo già idea, avevo accettato, ormai assunto il fatto che stavo scrivendo un romanzo e che Babette era animalista. Non sapevo ancora quale animale, non è una scelta da poco, quale animale farle proteggere, perché deve funzionare, deve essere insieme buffo, visto che il tono era ironico, ma serissimo, perché queste povere creature possono essere buffe quanto vogliamo, ma vengono massacrate a bastonate. Quindi volevo che fosse, tra l'altro, un animale che ancora oggi viene sfruttato, e quindi è successo questo. Io non avevo ancora trovato una soluzione. Un giorno il mio compagno torna dall'essere stato a cercare un giaccone e mi dice, io ero al computer tanto per cambiare, cos'è un Murmaschi? Ah, non ne ho idea. Perché? Guarda, sono entrato nel negozio, c'era un giaccone che aveva un po' di pelo, io ho chiesto, è sintetico? E la commessa mi ha detto, no, è Murmaschi. Mi fa, io non mi sono fidato. Ad ogni buon conto non l'ho preso, però a questo punto ho la curiosità. Abbiamo visto, abbiamo scoperto che uno dei gravi problemi è che i Murmaschi, molto presenti in Oriente, soprattutto sono quelli in Cina che vengono presi negli allevamenti e massacrati, costa meno del pelo sintetico. Questo è il guaio. Per cui in alcuni casi il giaccone che ha il pelo di Murmaschi viene a costare leggermente meno di quello che ha il pelo sintetico. Quindi dico una cosa a parte, chiedetelo. Fate come ha fatto lui in quel caso lì: se uno compra un giaccone, loro sono tenuti a dirlo. È sintetico? Se dicono è Murmaschi, non è una parola pur che sia, è un animaletto vero, pieno di pelo, che appunto in Giappone viene raffigurato come i nostri nanetti da giardino. Vengono fatte delle statuette col Murmaschi vestito da pellegrino, con un bastone, un cappello in testa, ed è un portafortuna che si mette davanti alla porta di casa. Quindi effettivamente in Giappone sono considerati un po' anche come quasi dei folletti protettivi, perché sono animali molto timidi, non facili da vedere, e quindi per le varie ragioni in Giappone hanno avuto questo ruolo di protezione, anche per una ragione buffa che sicuramente non saprai. Ho accennato appena appena nel libro, ma non sono andata nel dettaglio. Il Murmaschi, Tanuki anzi, in Giappone porta fortuna perché si dice che porti denaro. Si dice che porti denaro perché con la pelle dei testicoli dei Tanuki, morbidissima, veniva lavorata la foglia d'oro. Quindi, siccome veniva usata per lavorare la foglia d'oro, il tanuki era collegato alla lavorazione dell'oro e quindi portava oro. Nel frattempo si è collegato i testicoli dei tanuki e l'oro. Di solito queste statuette hanno degli enormi testicoli che porta fortuna a toccare. Questo è accenno a un certo punto, rapidamente, ma non sono andata troppo nel dettaglio. E d'altro canto, gli amanti del cartone animato giapponese, degli anime, avevano sicuramente, come era capitato a me, visto un capolavoro degli ultimi anni, Pompoko, dove appunto gli animali sacri giapponesi, che sono appunto i tanuki e le volpi, capaci di trasformarsi in esseri umani, quindi in qualche modo chi è più vicino a noi, vengono in qualche modo perseguitati da una costruzione, come dire, senza criterio, edilizia selvaggia che il Giappone cerca di denunciare, che distrugge appunto le foreste, gli ambienti e quindi anche le vite dei tanuki o Murmaschi del nostro romanzo. È un bellissimo cartone animato. Tra l'altro è successa una cosa molto buffa quando il romanzo è uscito il 21 gennaio. Il 21 gennaio un'amica mi dice: vai a vedere il TG Leonardo, il TG scientifico, minuto 11. Obbedisco, e si dava la seguente notizia. Oggi 21 gennaio, anzi era il giorno prima in realtà, ma la davano il 21, è stato per la prima volta
avvistato e fotografato un cane procione, alias Mormaschi, alias Tanuki, libero in Italia. Oh, ah, quindi c'è stata mai. L'idea, l'impressione che ho avuto io è, ecco, stanno arrivando. Arrivano e speriamo. Arrivano. Speriamo. Beh, questo è, come dire, un tema molto, adesso noi ne sorridiamo e ne ridiamo, ma è davvero un tema importante, un tema, come dire, serissimo. Tra l'altro in questi giorni sia indovina chi viene a cena, sia Presa Diretta hanno parlato degli allevamenti intensivi e del disastro che stanno causando, e quindi anche dell'odio, della devastazione, dell'indifferenza con cui ammazziamo gli animali. Ce ne cibiamo, ma li sterminiamo e li alleviamo in condizioni veramente estreme. Insomma, Babette è la nostra eroina, diciamo la verità, è, come dire, chi rappresenta le ragioni del più debole, del più fragile, e contemporaneamente vogliamo che la sua avventura sia in qualche modo fortunata, perché poi le specie in estinzione, le specie minacciate sono almeno due qui, non soltanto i murmaschi, ma anche i maschi del titolo, perché insomma la rappresentazione maschile, diciamo la verità, anche nel romanzo contemporaneo in genere, non è delle più fortunate, e quindi in qualche modo Babette, e così anche Mattias accanto a lei, insomma, incontrano esemplari maschili non proprio, come dire, a loro meglio, si devono un po' anche riscattare. La cosa divertente dentro il tuo romanzo è che c'è veramente un florileggio di personaggi principali, secondari, personaggi pasticca, semplici comparse, e i personaggi maschili, come dire, hanno un ruolo non da poco, anche se le vere eroine sono donne. Quindi su questo voglio dire, come giusto che sia, su questo ti voglio un po' domandare, perché certo è, come dire, e anche questo è un grande pregio di Maschi e Murmaschi, è un romanzo con una congerie di personaggi. Io lo dico anche da insegnante di scrittura, nel senso che una delle cose più difficili da far affrontare a chi comincia a scrivere è proprio, come dire, il coro, la folla, come dire, le scene di massa, anche il fatto di dover far succedere tante cose con una dovizia di personaggi secondari. Ecco, chi leggerà Maschi e Murmaschi troverà personaggi secondari esilaranti, cioè piccoli ritratti anche di personaggi che compaiono per poche righe, perché sono presenti in una festa o in una scena collettiva, che però restano indelebilmente nella memoria, sono proprio indimenticabili. Allora, come dire, il tuo lavoro con i personaggi dentro questo romanzo rosa, romanzo ambientale animalista, romanzo sociale, insomma, aggiungeremo romanzo satirico, ma è un romanzo, signori, cioè è un vero bellissimo romanzo d'esordio, molto importante, quindi con tutte queste, come dire, doviziose caratteristiche. Wow, grazie. Il rapporto con i personaggi. Allora, all'inizio non pensavo di metterne così tanti, avevo molto chiaro in mente che volevo appunto Babette, Simon, Mathias e la padrona della libreria, e che volevo una vecchietta quasi centenaria che compare nella seconda parte del romanzo, di cui si parla sempre meno. Io sono molto affezionata alla seconda parte, ma ho scoperto che l'anti-spoiler vuole che della seconda parte si parli necessariamente meno. Molti personaggi secondari sono venuti dopo, man mano che scrivevo, sentivo bisogno di aggiungere qualcosa, aggiungere voci soprattutto, perché mi piaceva che ci fosse una pluralità di voci, una pluralità di toni. Alle voci devi dare dei corpi e i corpi devono funzionare. Ad esempio, io sono affezionatissima, il mio personaggio forse preferito di Maschi e Murmaschi è un personaggio che sono una decina in uno, che sono le signore, perché Babette fa parte di un gruppo animalista, il Magla. Il capo di questo gruppo animalista è Alex, di cui Antonella ci ha già detto, molto centrato su se stesso. Alex sogna di essere a capo di un gruppo di animalista pieno di giovanottoni pronti ad andare a fare Animal Liberation Front, farne di tutti i colori, e invece ha una dozzina di pensionate, di signore pensionate che si intuisce hanno avuto un passato di attivismo, anche attivismo politico, che cucinano degli squisiti manicaretti vegani, hanno tutti i gatti e sono tutte un po' innamorate di Alex, perché Alex sarà un personaggio un po' sciagurato, ma è bello e affascinante.
Ora, queste signore e il fatto di farle parlare sempre una battuta ciascuna, alternandole, sono una delle cose che mi hanno divertito in assoluto di più. E infatti inizialmente dovevano essere delle comparse perché ci deve essere pur qualcuno in questo gruppo animalista, mica ci mettiamo soltanto Babette. Però dovevano essere lì. Poi ho spostato le signore, ho detto c'è una festa nella libreria. Vuoi non mettere le signore? E le ho messe. Poi c'è una scena finale di cui non vi posso dire nulla, ma dove le signore sono fondamentali come un coro greco. Alla fin fine sono diventate il piccolo coro greco del romanzo che commenta e diventa una sorta di guida per il lettore. E io mi sono divertita moltissimo a farlo. Era anche bello avere un personaggio. Come potrei definirlo? Un personaggio fisarmonica, che è uno e sono 10 aprendolo e ampliandolo. Questo è, come dire, un esperimento molto ben riuscito. Infatti è probabilmente, come dire, l'atmosfera, il suono di fondo, il sound in qualche modo del romanzo che ci accompagna, cioè il fatto che c'è costantemente, come dire, questo popolo di personaggi che rappresenta tra l'altro tutte le varietà possibili del comportamento umano nel nostro tempo, per cui il romanzo, e questo diventa romanzo di satira sociale, mostra veramente filosofie, posizioni, comportamenti, fissazioni, modi di essere, modi di dire, di raccontare, ed è bello che, come dire, intorno ai protagonisti, alla protagonista, ci sia appunto questo movimento costante. Questo tra l'altro rende vivace e veloce tutto ciò che accade. Le battute di dialogo di Maschi e Mormaschi sono in molti casi indimenticabili, rapidissime, ficcanti e tirano dentro frequentemente l'attualità, per cui, come dire, la battuta è contemporaneamente letteraria e con citazioni coltissime, però poi anche televisiva, cinematografica, fumettistica, so, compare Lady Oscar come compare André Gide, insomma, no? C'è Sì. tutto contemporaneamente. Questo è veramente divertente, cioè poi se devo pensare, come dire, alla qualità finale del romanzo per chi legge da lettore anche forte, da lettore appassionato, che questa è un'ode alla letteratura vera e propria, cioè si sente proprio la tua voce chiara, la voce di chi ha letto con grande amore per tutta la vita, con vera passione, e che quindi anche in un romanzo che finge di essere di genere, però poi è un romanzo anche molto letterario, quindi godibile e divertente, pop, però in realtà anche coltissimo, quindi esplode. Vediamo tutta la letteratura rappresentata e chi è curioso in realtà può andare a trovare indicazioni di lettura, paradossalmente, dentro Maschi e Mormaschi, mentre segue l'avventura di Babette e Simone. Facendo attenzione perché metà dei libri li ho inventati. Uno dei divertimenti mentre ambientavo il romanzo nella libreria era, da un lato, mettere qualche citazione, qualcosa, dall'altro, i libri di cui si parla di più sono libri inventati per giocare in qualche misura sulle mode letterarie. E un libro inventato, l'incipit del romanzo, Ebano sulla Senna, romanzo gay militante ambientato appunto a Parigi. Sono inventati romanzi un po' osé che Babette cerca a un certo punto di nascondere durante la festa. Era bello l'idea di poter mescolare appunto verità e finzione, facendo spesso citazioni letterarie da libri veri, là dove parlavo dei personaggi, e invece inventando e mettendoli finti, là dove il libro apparentemente compariva in carne e pagine, come dire. E questo era un gioco che probabilmente percepisce soprattutto chi sta scrivendo, e non so, io credo che quando si scrive un libro sia un po' come quando prepari una lezione a scuola. Se tu prepari 10.000, 1.000 arriverà a tutti i ragazzi. Cioè, ci deve essere un lavoro prima di preparazione che deve essere enormemente maggiore. Perché quello che passa è come se ci fosse un contagocce, però alla fine quella goccia lì poi rimane. Io ho un po' l'impressione, con le lezioni ho molta più esperienza che con i libri, ma
che con il libro succeda un po' quello, cioè tu ci pensi, metti tantissime cose, pensi il riferimento, pensi lo sfizio, e in quel modo lì, a quel punto, alla fine, una parte poi arriva e rimane, come una parte delle mie lezioni arriva e rimane ai ragazzi, ma è sempre una percentuale necessariamente minore, sarebbe ingenuo poter pensare il contrario, insomma. Non c'è dubbio, ma su questo ti volevo domandare, perché appunto si può, ed è vero, voglio dire, qualunque tipo di romanzo tu scriva, se lo stai scrivendo veramente con consapevolezza, stai, come dire, assommando tutto quel che puoi e sai effettivamente che solo una parte e parti diverse arriveranno anche ai lettori, in funzione, come dire, del tipo di lettori che ti incontra. Però ecco, questo per esempio è uno degli aspetti veramente appunto potenti, lo ribadiamo, di Maschi e Murmaschi, che arriva nel suo aspetto di trama rosa a tutti i lettori sicuramente, ma nei suoi aspetti poi stratificati di impegno, diciamo di romanzo colto, di romanzo di divertimento che cita altro romanzo, di divertimento che cita appunto l'invenzione, insomma invenzioni alla Bolaño in certi momenti, con appunto i titoli completamente immaginati di una letteratura parallela ma possibile, probabile, editorialmente e concretamente probabile, è anche, come dire, un lavoro legato anche al genere che tu hai scelto, cioè il fatto di aver adottato fra i tanti possibili filtri, tra le tante possibili maschere che il romanzo poteva vestire di primo impatto, quella del romanzo rosa, è una scelta interessante e intelligente. In Italia c'è Stefania Bertola che ha fatto, come dire, da apripista in questo ambito, con ironia, con sarcasmo, come dire, giocando con i moduli, svecchiandoli e al tempo stesso rendendoli molto ironici del romanzo rosa. Quando tu hai scelto il genere e quindi anche, come dire, tutti gli ascendenti che questo genere ha, come ti sei organizzata? Che tipo di percorso hai immaginato? Effettivamente devo dire, non avrei mai avuto il coraggio di scrivere qualcosa che non fosse di genere, perché se ti metti a scrivere qualcosa che non è di genere, già da grande, diciamo, usiamo il da grande, improvvisamente ci sono tutti i classici della tua libreria che si mettono a guardarti male. Tu prendi un libro, non fai un romanzo di genere e dice: perché uno dovrebbe leggere questo e non Stendhal? Che ragione al mondo uno ha di leggere Chiara Bongiovanni quando c'è tutto quello? Il genere ti fa da paravento, da salvagente, un po'. Tu dici: no, uno non è che legge te invece che Stendhal. Una persona a cui piace il genere romanzo rosa ne trova uno un po' più strambo del solito e quindi ne trova uno che ha, come dicevi tu, è come un letto a due piani, no? Hai due livelli, un livello di pura godibilità nella fabulazione e un livello di andare a cercare lo sfizio, la citazione, la presa in giro. È un romanzo di primo livello che ha una parodia già al suo interno. E quindi, come dire, questo doppio gioco qui, questo lo fai sentendoti bene al sicuro nella tua gabbietta del genere. E questo ti protegge non poco. Ovviamente Stefania Bertola era per me effettivamente un caso molto evidente del fatto che si potevano fare dei romanzi rosa dove l'intelligenza e il senso dell'umorismo sono gli elementi principali. E dove, come dire, c'è una scrittura, tra l'altro, di primissimo piano, di primissimo livello, cioè che fare un romanzo rosa non volesse dire buttare giù malamente, questo ce l'avevo ben chiaro. Perché, appunto, Stefania Bertola scrive benissimo, peraltro è anche lei una traduttrice, anche se dall'inglese, c'è un passaggio curiosamente comune di traduzione e scrittura. Ed è lei che mi ha fatto questa fascetta che ancora adesso mi imbarazza moltissimo, dove parla di rosa intellettuale esattamente per dire quello che dicevi tu, il doppio livello, la possibilità di godersi un romanzo rosa, una commedia romantica, come si dice, ma anche di cercare qualcos'altro e magari riuscire a trovarlo qua e là. Io pensavo anche, magari, se a te va bene, di leggervi qualcosina dal romanzo. Sì, facci sentire, facci sentire.
Ti dico cosa ho pensato. Allora, ho pensato, perché sempre rincorsa dal terrore di fare spoiler, e quindi questo non lo metto, quest'altro non lo metto, quest'altro non si può, alla fine c'è nella prima metà del romanzo, in libreria, questa libreria un po' strana, c'è una festa. La signora, la Madame Albertine decide di fare una festa in costume. E tutti devono essere vestiti o da autori o da personaggi di qualsiasi luogo, tempo o paese. E Madame Albertine, benché io non dica l'età, ma ne ha palesemente più di 80. Come Almeno. dire, l'idea è quella, arriva ed è abituata a essere la protagonista, e quello che io metto qui è la comparsa di Madame Albertine alla festa. In quello stesso istante, dal fondo del corridoio, cioè dal boudoir, compare una figura indistinta. Al primo sguardo, l'impressione è quella di un'enorme torta nuziale, radioattiva e fluorescente. Raso lucido, veli sovrapposti, tulle e taffetà, color rosa shocking. Rosa albicocca pallido, rosa fenicottero, rosa cocomero selvatico, rosa orchidea, rosa zucchero filato, rosa coda di maialino del Wisconsin. Al secondo sguardo si rischia la crisi glicemica. Un guanto rosa solleva una veletta rosa. Allora, miei cari, va tutto bene? Vi state divertendo? Babette svuota in un sorso solo un bicchiere di rosé, mentre i clienti abituali fissano inebetiti la regina della festa, vergognandosi ancora una volta della loro inadeguata normalità. Madame veleggia tra gli invitati con totale disinvoltura e controlla ogni dettaglio. Babette, hai preparato il mio bar à confiture? Sì, Madame, abbiamo spostato il divano e disposto tutto come ci aveva chiesto. Dal momento che il boudoir questa sera verrà utilizzato come magazzino e guardaroba, in fondo alla libreria è stato ricreato in piccolo il cuore del regno di Madame. Più di 60 vasetti di marmellata sono sistemati artisticamente sui ripiani accanto a vari ingredienti: foglie di menta e di basilico, angostura, miele delle Canarie e così via. Ogni invitato avrà il privilegio di ricevere direttamente dalle mani di Albertine de Froissart una fetta biscottata, ricoperta da un sottile velo di marmellata, scelta ad personam. Naturalmente, solo dopo aver elargito un'offerta non inferiore al costo di un volume della Pléiade. Sì, qui ci vorrebbe l'applauso e chi ci segue se lo immaginerà, perché è veramente spettacolare. Una delle cose che notavo e che, come dire, ho riconosciuto. Allora, quando si conosce un autore, in qualche modo si riconosce un tono, un suono, no? Come dire, un modo con cui è caratteristica di Chiara, ci conosciamo da tanti anni, come dire, l'accumulo. E nel romanzo tu lo hai utilizzato con un'eleganza, perché è un accumulo che chiaramente porta al paradosso. Allora, la moltiplicazione degli ingredienti, la moltiplicazione dei colori, la moltiplicazione delle descrizioni, che dopo un po' ovviamente ottiene un effetto comico, ma ottiene veramente un effetto di stupore. È stupefacente in tutte le tue pagine il modo in cui fioriscono all'improvviso descrizioni nelle situazioni più improbabili. È divertente perché questo, come dire, fa sempre un netto contrasto naturalmente con i contesti, a volte provinciali, a volte borghesi, no? Ha un effetto balzacchiano in questo senso, cioè proprio come un ricostruire, un ridisegnare costantemente. E Madame vestita tutta di rosa è veramente spettacolare, cioè, no, è un ingresso da gran dama, cioè è un viale del tramonto, però in multicolor, anzi psichedelico, direi. Questo effetto che tu rifai spesso all'interno del romanzo, in realtà appunto
adottato per i personaggi come per gli ambienti, perché ci sono molti luoghi anche che tu descrivi con questa stessa moltiplicazione, come se effettivamente noi viviamo in questa specie di gigantesco ipertesto e tutto precipita, ogni singola cosa che noi osserviamo, che tu guardi attraverso gli occhi del narratore del romanzo, si fiorisce di riferimenti a volte inattesi, a volte improbabili, appunto necessariamente inventati. E anche, guarda, io sono una pessima cuoca, una delle peggiori cuoche che conosco, ma c'è un elemento comune con il cucinare, che quando tu hai appena scoperto che esiste un colore, che esiste effettivamente su Wikipedia, che si chiama rosa color coda del maialino del Wisconsin, non puoi non metterlo. È una cosa bellissima. Allora però non puoi mettere solo quello, perché sennò sembri pazza. Allora vai a vedere e ti scopri che ci sono altri 20 tipi di rosa perfetti da mettere prima della coda del maialino del Wisconsin. E a quel punto si costruisce un po' come quello che dice: ma non posso non mettere anche un po' di cannella qui dentro, perché devo aggiungere ancora questo. E aggiungi, facendo attenzione a non esagerare, per fortuna nel libro rispetto a un piatto puoi togliere, il fatto di poter cancellare se hai messo troppo, ed è un lavoro di bilanciamento che a volte è anche abbastanza lungo, a volte da riuscire. C'è la volta che sei fortunata, ne metti 5 o 6 e vedi che funziona subito, lasci lì. Altre volte togli, metti, bilanci finché funziona, perché non sempre, non è un equilibrio facilissimo l'equilibrio dell'elenco. Vero. Vero, vero, anche perché tu hai questo equilibrio da mantenere sia nell'elenco delle descrizioni, delle presentazioni, delle azioni, ma hai questo equilibrio da mantenere anche appunto nelle avventure, nelle peripezie del romanzo, perché ne capitano moltissime ed è sono nella giusta misura, non possiamo dire niente appunto di come evolve, però sono nella giusta misura, che dobbiamo fare, il lettore deve scoprire ed è giusto così, però è come dire, veramente un continuo, anche lì scegliere fra le moltissime disavventure o come dire strane avventure che capitano ai personaggi, immagino sia stata un'operazione alchemica complessa, perché essendo proprio un romanzo fondato in qualche modo anche sull'esagerazione, ovviamente certo, poi va trattata. Quell'esagerare che non sia troppo, e quello è quanto esagerare, quello non sempre è facilissimo, e in realtà il timore che qualcosa non vada ce l'hai anche quando è diventato un libro con tutte le pagine. Ogni tanto lo apri, ne rileggi una pagina e dici: ma però lì forse avrei potuto aggiungere o togliere qualcosina. Questo pensiero sempre ci accompagna per tutta la vita. Infinitamente più di me, e quindi queste sono cose che sai benissimo per averle fatte, sai perché insegni scrittura, quindi come dire, non ti dico nulla di nuovo, ma qualcosa che forse hai sperimentato molte più volte, ecco. Ma ti capisco bene, ti capisco molto bene, so che hai una seconda lettura sempre in realtà su questa linea, questa volta dedicata a un luogo, devo dire uno dei luoghi dove succedono le cose più spettacolari. Un luogo che io amo molto perché questo luogo non è del tutto inventato, lo è per soli quei 3/4 e mezzo. Il restante pezzettino che non è inventato è legato alla dedica del libro. Il libro non è dedicato a una persona, come a volte succede, è dedicato a una casa. A una casa che era della mia famiglia, che era una casa scomodissima, pressoché invivibile, meravigliosa, e che ha dovuto essere venduta perché non si riusciva in alcun modo a gestire, a cui io sono rimasta affezionatissima e che ho spostato, come Rockefeller spostava i chiostri medievali a New York, ho spostato dalla Val d'Aosta al centro-sud della Francia, cambiandola, lo so io che è quella, se no non è così evidente, ma per me lo è. In questa casa, dove non vi posso dire più che tanto, ma succedono moltissime cose, c'è un personaggio, anche questo è un personaggio inventato per 3/4 e con un pezzetto di realtà, che è questa donnina di quasi 100 anni. Io faccio notare che ho una nonna che adesso ne ha 102. Se facciamo qualche calcolo su quando può essere stato scritto il romanzo, ci siamo. Anche qui 3/4 sono comodamente
inventati. L'esterno del castello è in purissimo neogotico disneyano. Le gargolle, pronte a vomitare acqua dai tetti, hanno gli occhioni supplichevoli di Bambi e persino la Giovanna d'Arco in miniatura, unico affresco superstite tra gli intonaci scrostati, sembra pronta a mangiare la mela avvelenata. Ma l'interno è indefinibile. L'incubo megalomane di una villetta borghese, se una villetta potesse avere gli incubi. Uno scalone in legno nero, finestre altissime, un pianoforte da concerto, draghi ricamati sulle tende, draghi in ferro battuto sugli alari accanto al camino, draghi acquattati sotto pesanti mobili scuri che lasciano intravedere soltanto le zampe unghiute e nodose. In stridente contrasto con tanta austera e antica mascolinità domestica, tovagliette provenzali sopra il pianoforte e sui davanzali delle finestre, cuscini in gobelin con gatti obesi e sorridenti, gatti col cappello a cilindro, gatti infiocchettati che baciano un pappagallino rosa e funerei vasi in peltro pieni di fiori finti. Su tutto, la pulizia soffocante delle case dei vecchi. Dopo i primi passi nell'ingresso, Babette si lascia sfuggire uno strillo soffocato e con un braccio teso verso la parete di fronte, a fianco dello scalone, indica una gigantesca testa di cervo con gli occhi di vetro dorato persi verso il parco e sciarpe, maglie e cappelli che pendono come impiccati dai palchi delle corna. Bello, vero? L'ha ucciso mio padre per me quando avevo 8 anni. L'hanno dovuto inseguire per 3 giorni con 12 cani. L'hanno preso per sfinimento e me l'hanno portato ancora caldo. Ero così felice. Mio padre ha sempre avuto un fiuto speciale per i regali. 2 anni fa l'ho fatto anche ripulire perché si stava tarlando. Il cervo, ovviamente. Non mi guardi così, signorina. Non ho fatto imbalsamare mio padre. Ho chiamato un tassidermista davvero incantevole, coltissimo, elegante e mefistofelico. Ha presente Vincent Price nel film tratto dalla casa Usher? Ecco, nel suo studio, davanti a un Varanus Commodensis appena svuotato lungo 3 metri, mi faceva un effetto, diciamo che se avessi avuto 50 anni di meno. E sapesse che ogni tanto lo uso come attaccapanni, non me lo perdonerebbe. Sempre il cervo, signorina, non si allarmi. Volete una fetta di torta con il tè? Abbiamo fatto il gâteau basque, uno dei dolci preferiti del mio nipotino, proprio come piace a lui. 8 uova, 1/2 chilo di burro, crema alla vaniglia e la mia meravigliosa marmellata di amarene. Secondo lei si vede che ho quasi 100 anni? Devo dire, e questo come è un aspetto che tiene tutto, no? Cioè lo struggimento e in certi momenti anche la malinconia, no? Dei luoghi del passato, dell'accumulo, del tempo che si è consolidato in oggetti, in cose che noi non vorremmo mai buttare e che il tempo consuma, ma che rappresentano in qualche modo l'eco della nostra memoria. E poi subito dopo l'ironia che apparentemente spazza via la nostalgia e la malinconia, però in realtà la fissa anche, come succede appunto nei grandi umoristi, come succede appunto in Clap Cagerom, come succede nei grandi umoristi inglesi e qualche volta anche appunto nella letteratura francese, dove la battuta è ficcante, al tempo stesso però ti fa, come dire, un po' pensare, quasi ti fa scendere una lacrima, perché c'è qualcosa che veramente si sta perdendo e che però la scrittura, e questa è una delle sue doti, in qualche modo salva e consolida. E c'è un altro aspetto
tutto. Ecco, l'ultimo su cui adesso, anche se potremmo stare a parlare, penso che chi ci ascolta lo avrà capito, da qui all'eternità, perché su ogni personaggio, su ogni... Però ti tiro, come dire, su un altro filo importante di questo libro, altro aspetto di grande attrazione per i lettori, l'erotismo. Perché è vero che il romanzo rosa da sempre in qualche modo include naturalmente, o per sottrazione o per esposizione, l'argomento erotico. Però in qualche modo parlare di erotismo deve essere sempre un fatto drammatico, deve essere sempre un fatto, come dire, serissimo. Penso ad ancora ad Anaïs Nin, quindi a una delle maestre del genere, e a come dovesse ancora ai suoi tempi in qualche modo anche rientrare in un canale segnato dalla scrittura maschile, poi diciamo la verità. Sì, inevitabilmente. Invece l'erotismo, come dire, che fa veramente ridere, per la verità in certi momenti scompisciare, all'interno di Maschi e Murmaschi, perché le citazioni sono esilaranti, le confusioni, gli errori di interpretazione di oggetti anche che riguardano il sesso estremo e che però magari qualche signora non coglie, quindi ottenendo degli effetti di proprio di spostamento, di capovolgimento. Ecco, la presenza dell'erotismo nel romanzo, evidentemente rosa, sì, ma scritto dalle donne in questo momento. Non c'è solo Sex and the City, voglio dire, non possiamo farlo soltanto nei serial TV di HBO, ma si può fare in maniera potente e letteraria all'interno appunto di un romanzo, come appunto accade in Maschi e Murmaschi. Come te la sei cavata a raccontare dell'erotismo? Con una gran paura. Allora, in realtà i riferimenti, io so a cosa tu stai facendo riferimento, sono dei, finché un libro che parla di sesso estremo e una signora, una delle signore animaliste che non ha idea di che cosa sia e si interroga, finché lì io mi sento abbastanza tranquilla. Ovviamente nel momento in cui bisogna descrivere con un minimo di coinvolgimento quell'essere dentro fuori, che per carità parlando di sesso suona male, però vedi, non riesco a prendere sul serio neanche me, ovviamente. Beh, quello avevo paura, ovviamente, perché in vita mia quante volte ho letto un romanzo in cui poi nelle scene di sesso si dava il peggio, perché è difficilissimo. È una di quelle cose che bisogna riuscire, eppure non metterlo per niente mi sembrava una sconfitta. Avrei potuto fare finta di niente. Si fa una bella ellissi, capisci che hanno fatto sesso e via. Quello a cui io tengo particolarmente, in realtà, è un personaggio di cui finora non abbiamo parlato, che è il personaggio di Hubert. Hubert è un ex fidanzato di Babette, che a un certo punto spera di tornare con lei, e in realtà si vogliono troppo bene in un certo senso per potersi mettere insieme a quel punto, però a un certo punto finiscono a letto insieme. Ed è, come dire, diciamola in modo, una scopata normale, affettuosa, tra persone che si conoscono benissimo, a cui viene da ridere tutto sommato. E pensavo, come le si trova di rado nei romanzi o nei film? E come invece mi piaceva avere come dettaglio non che uno digrigna i denti urlando, ma che uno posa all'altro la mano dietro la nuca perché non batta la testa sul pavimento. Eppure quei gesti li abbiamo fatti e ricevuti tutti. C'è un tipo di sesso affettuoso, scherzato, chiacchierato, che c'è nella vita. Magari non è quello che racconti a un'amica, perché è quello su cui alla fin fine hai più pudore. E quello, secondo me, nei film o nei romanzi c'è abbastanza di rado. E l'altro scena di sesso che metto invece è un sesso tra pasticcioni. Esistono anche lì. È difficile fare l'amore quando si è un po' pasticcioni, soprattutto se la situazione non è ottimale, e non è sempre ottimale. Ma se sei su un divanetto in uno stanzino mentre fuori c'è una festa, faccio un esempio a caso, non è così facile aprire cerniere, cinture e cose di questo genere, non perdere il coinvolgimento e sapere che fuori c'è qualcos'altro. Anche lì sono cose che ci sono, ma che io spesso li vedo nei film, soprattutto improvvisamente questi si denudano con un gesto solo, come avessero fatto gli spogliarellisti per tutta la vita.
tu dici, ma no, se sono io di sicuro mi si intrappa un bottone, una cerniera, un qualcosa. E metterlo, ma metterlo come uno degli aspetti anche belli. Cioè che quello non è necessariamente un impedimento alla passione, è Ah, un sì. renderla un po' più verosimile e quindi far aumentare in un certo senso il coinvolgimento. Mi viene in mente una cosa, quando ero ragazzina e guardavo la televisione la sera con la mia nonna non era per moralismo, ma ogni tanto cambiava canale quando c'era una scena di sesso perché mi diceva, no, Chiara, il coito urlante, no, torniamo per 5 minuti, ma il coito urlante non lo voglio vedere, perché come lo fanno loro non l'ha mai fatto nessuno. A me questo è rimasto abbastanza in testa, per cui sapevo che se mettevo del sesso nel mio romanzo non sarebbe stato il coito urlante che faceva cambiare canale alla mia nonna. Né quello né la sfumata sul caminetto con le fiamme che ardono degli anni 40 e 50. Ah, Assolutamente. Dio. Le cose vere, ma alla fine, e questo lo diciamo, come dire, è importante, chi scrive ha questo compito di raccontare la verità, che è appunto una verità personale, che è in qualche modo mostrare agli altri ciò che tutti vedono, che è sotto gli occhi di tutti e, come dici, nell'esperienza di tutti, ma che nessuno annota perché considera banale, ovvio, poco interessante, poco appassionante. E invece proprio lì, in qualche modo, è il segreto della scrittura, il segreto della letteratura. E questo devo dire, Chiara, hai scritto un libro veramente molto bello, un libro dove si sta Grazie. dentro e devo dire il molto bello, io lo dico con grande, come dire, parsimonia in generale, soprattutto sulla nostra letteratura contemporanea. La bellezza è proprio nella varietà, nella capacità di cambiare costantemente, di tenerci dentro le cose più normali e le cose più paradossali, che in fondo è lo spirito della vita. È quello che noi siamo davvero. E quindi credo che anche se staremo ancora qui a lungo, penso che vi dobbiamo salutare, ma veramente sono contenta di aver parlato con te di Maschi e Murmaschi Feltrinelli e quindi dobbiamo invitare vivamente chi ci guarderà, chi ci guarda oggi pomeriggio, ad acquistare questo bellissimo romanzo che vi farà compagnia sotto l'ombrellone, ma non sfigurerà accanto a Stendhal, accanto a Balzac, accanto ai maestri che fanno parte delle letture molto amate di Chiara Bongiovanni. Grazie Chiara, grazie al Grazie Circolo molto, dei Lettori. Nella, che meraviglia, grazie davvero.